Hey, Sakurai Time. L'immagine di oggi è abbastanza interessante, come vedete è Mario con una pistola in mano e c'è un'altra pistola a terra. E questo non è altro che il design di questo Smash della pistola a raggi, lo strumento che c'è da sempre in Smash Bros. Sakurai descrive questa fotografia dicendo che c'è il simbolo della serie di Smash Brothers, vedete? Però è invertito perché a quanto pare è una specie di timbro. Non so, cioè stamp, c'è cioè scritto. Non so per cosa intenda per timbro. Magari è qualcosa che è stato lost in translation. Immagino che i laser avranno la forma del logo di Smash Brothers, nel senso sarà tipo un raggio, cioè magari è una cosa solo estetica, no? Magari il raggio laser visto dal lato sembra un raggio normale, ma se fai pausa e lo guardi è tipo un log di Smash Brothers, tutto qua, ma. O magari tipo lascia dei segni sugli avversari quando li colpisce, non lo so. Penso che sia una cosa puramente estetica e sono i piccoli, così, le piccole cose che mi piacciono. E boh, mi piace questo redesign che hanno fatto. E mi piace quando Sakurai personalizza gli strumenti di Smash Bros. Perché finora la pistola a raggi è sempre sembrata una pistola a raggi abbastanza generica. Questa è la pistola a raggi di Smash Bros. Ho fatto una fotografia in Brawl cercando di imitare la cosa con la pistola a raggi vecchia. E vedete che era abbastanza semplice, era così una pistola lanciava i raggi da quell'apertura verde lì. E ho fatto una cosa un po' particolare stavolta, ho deciso di, wow, tornare indietro nel tempo ancora un po' e dare un'occhiata anche alla pistola a raggi di Super Smash Bros. Melee. Ho fatto anche l'immagine allo stesso tempo, visto che non posso togliere il riquadro del menu di pausa in Melee, mi spiace. Magari si può con, no, avrei dovuto provare a farla in Camera Mode, in Melee c'è una modalità di gioco specifica dove il quarto giocatore può fare fotografie, può fare degli zoom e degli angoli che normalmente non si possono fare. Non ci ho provato, magari lo farò. Cioè, non farò sempre paragoni del genere. Maggior parte saranno con Brawl perché è l'ultimo gioco uscito, ma visto che è uno strumento che c'è da sempre, ho pensato che era una cosa carina da fare. E già che c'ero, ho fatto anche quello di Smash Bros. 64. Così potete vedere un po' l'evoluzione. Vedete che fra Melee e 64 non c'è chissà che differenza. Poi hanno fatto un redesign completo per Brawl e di nuovo un redesign completo per il nuovo Smash Bros. E se notate, Mario sono è più di un decennio che cade più o meno sempre allo stesso modo. Perché è la sua animazione di quando sta per cadere a terra. Niente, mi piace, come cosa. Sullo scenario in sottofondo non c'è molto da dire, non c'è nulla di nuovo che io vedo. Ha detto che il gruppo di sviluppo, insomma, si impegnano sempre per fare in modo che il design della pistola a raggi, sia diverso, cioè non deve sembrare una pistola vera, perché, insomma, Mario con una pistola non è una buona immagine da dare al pubblico, immagino. Una cosa, io non ho un. Ne ho solo uno dei giochi di Mario Sonic ai giochi olimpici. Nei giochi olimpici non usa dei fucili veri, cioè sono fucili sportivi, ma sono comunque fucili veri, quindi. Beh, o magari li hanno rimodellati per farli sembrare innocui. Non lo so. Vabbè, grazie per l'attenzione e a domani con la prossima immagine. Ciao ciao!